Tutto è iniziato secoli fa da quel teorema di paesi, paesuccoli e borgate che decora il piedemonte del Friuli occidentale, dove escono in pianura i torrenti Cellina, Colvera, Meduna, Cosa e Tagliamento. Da qui, fin dal XVI secolo, partivano per Venezia e poi anche per l'Oltralpe e l'Oltreoceano i mosaicisti e i terrazzieri. Non semplici braccianti, ma artigiani. Operai specializzati, si direbbe oggi, senza scuole o diplomi, ma con nelle mani abilità imparate fin dall'infanzia dai padri e dai nonni. Un sapere antico, insegnato o suggerito dalla stessa terra in cui abitavano. I torrenti che scendono dalle valli, quelle immense colate di ghiaia, erano e sono una miniera di materie prime che ispirano opere d'arte. Dalle lunghe passeggiate sui greti si ritornava a casa con le tasche e le sacche piene di sassolini di tutti i colori. Per il nero, il bianco e il rosa si andava sul Tagliamento. Per il giallo ed il verde chiaro sul Meduna o sul Cellina. Si creavano così scatolette di colori che comprendevano tutte le gradazioni, i tasselli dei futuri mosaici. La materia prima era laggiù, in basso, sui torrenti. Ed era gratis, te la forniva in abbondanza la natura. Queste abilissime mani friulane fecero fortuna prima in quella che fu per secoli una delle metropoli più opulente del mondo, epicentro di ricchezza materiale e culturale, cioè Venezia, dove realizzavano pavimenti e decorazioni per le case patrizie. Poi anche all'estero, ovunque in Europa e anche in America. Un nome su tutti, quello di Gian Domenico Facchina di Sequals, classe 1826. Da giovanissimo garzone partecipò ai restauri dei mosaici della Cattedrale di San Giusto a Trieste, quindi a quelli della Basilica di San Marco a Venezia e di Aquileia. Si trasferì quindi in Francia, dove, lavorando al restauro di alcuni mosaici romani in Provenza, fece ricorso ad una innovativa tecnica a strappo, che consisteva nell'incollare le tessere su carta o garza per poi ricollocarle nella posizione originale. Mise quindi a punto una tecnica nuova, conseguenza della prima, consistente nell'esecuzione del mosaico, incollato blandamente a rovescio su carta, che poi veniva collocato sul letto di malta nei luoghi prescelti. I vantaggi pratici ed economici del nuovo metodo abbassarono di molto il costo del mosaico e di conseguenza la domanda di opere musive aumentò. Nel 1867 partecipò all'Esposizione Universale di Parigi, dove conobbe l'architetto Charles Garnier, che gli avrebbe affidato l'imponente decorazione dell'Opéra. Tale lavoro apparve in tutto il suo splendore il 5 gennaio 1875, giorno dell'inaugurazione del teatro. Fu un successo strepitoso che accrebbe ancora di più la sua fama. Dal suo atelier uscirono opere straordinarie per sedi prestigiose nei 5 continenti. Tra le altre, la cupola di San Paolo a Londra, il Metropolitan di Chicago, le basiliche di Notre-Dame de Sion a Gerusalemme e di Lourdes, e anche il Palazzo Imperiale di Kyoto. L'artista non si dimenticò della chiesa di San Andrea a Sequals, per la quale eseguì a Parigi tutta la pavimentazione e provvide a sue spese a recapitarla e a collocarla. Fu considerato il più famoso mosaicista del suo tempo. Morì a Parigi il 26 aprile 1903. La sua vita è ben sintetizzata nella lapide commemorativa che la municipalità di Sequals volle collocare sulla sua casa natale. L'arte sua condusse a insuperati trionfi, onorando nel mondo se stesso e la patria. Sequals, una terra feconda, per molti la vera culla del mosaico. Da qui sono partiti decine e decine di geniali mosaicisti e terrazzieri, che hanno creato opere d'arte ed autentici imperi imprenditoriali in mezza Europa e oltreoceano, lavorando per re, Kaiser e Zar. Gli Odorico, i Carnera, gli Avon, i Pellarin,
i Patrizio, famiglie che sono entrate nella storia dell'arte musiva. Dal 1922 questo sapere antico si tramanda anche attraverso una scuola, la Scuola dei Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, fondata su iniziativa di Ludovico Zanini, che ne fu il primo mecenate, e di Ezio Cantarutti, allora sindaco di Spilimbergo, e la depositaria della tradizione friulana del mosaico e del terrazzo, figlia e prosecutrice delle contaminazioni che arrivano dai mosaici romani di Aquileia e da quelli bizantini di Venezia. Oggi è una realtà poliedrica, che è l'impasto perfetto di tante cose, arte, tradizioni, storia, imprenditoria. Qui, in questa cittadina ricchissima di arte e di storia, culla di grandissimi artisti, arrivano letteralmente da tutto il mondo per imparare l'antica arte del mosaico, affrontando un percorso della durata di 3 anni, di 38 ore settimanali, dove si insegna soprattutto mosaico e terrazzo, ma anche storia dell'arte, disegno, disegno geometrico. Una scuola, si diceva, che però è allo stesso tempo una galleria didattica e museale. Il visitatore, qualunque visitatore, sia che venga con una gita organizzata, sia da solo, può entrare nelle aule ed assistere alla creazione delle opere. Si troverà in ambienti accoglienti ancorché silenziosi, impreziositi dai manufatti antichi e recenti degli stessi allievi. Li vedrà impegnati con martelletto e scalpello a intagliare le tessere ricavate dai ciottoli del Cellina, del Meduna, del Cosa o del Tagliamento, come si faceva una volta, o da paste vetrose o altri materiali. Potrà vedere in tempo reale come i bozzetti diventano mosaici. Allo stesso tempo si possono ammirare alcune autentiche opere d'arte, orgoglio della scuola, riproduzioni di antichi mosaici romani o bizantini, come quelli famosi di Pompei, di Piazza Armerina, o Santa Sofia di Istanbul, o San Marco a Venezia, oppure creazioni ex novo degli allievi o dei docenti. La maggior parte delle opere realizzate in quasi 100 anni di storia sono però sparpagliate in giro per il mondo tra privati ed edifici o luoghi pubblici, e si parla di migliaia di creazioni. Tra i più significativi c'è un parietale al Santo Sepolcro di Gerusalemme, 10.000 metri quadrati di pavimento mosaicato al Foro Italico di Roma, la saetta iridescente creata per la fermata della metropolitana a Ground Zero a Manhattan. L'arte del mosaico è un endemismo di questa parte del Friuli, nata dalla convergenza di tanti fattori, ambientali ed umani, paragonabile all'arte del vetro veneziano, che continua, oltre che a rappresentare per questa terra l'eccellenza delle eccellenze a livello artistico, ad alimentare un'economia florida e a creare opportunità di lavoro.